14 progetti per il Festival del Riscatto, della formazione e del teatro sociale. Inizia venerdì 8 dicembre la seconda edizione di Quartieri di Vita, la manifestazione realizzata con il sostegno della Regione Campania, dalla Fondazione Campania dei Festival, che si terrà a Napoli e in numerosi altri centri della regione. In programma anche la prima nazionale di Minister Black Veil di Romeo Castellucci con la star di Hollywood William Dafoe, in scena mercoledì 20 dicembre nel Museo Diocesano Donna Regina. Castellucci proporrà una provocazione intellettuale sulla fede e il visibile. Lo stesso William Dafoe terrà poi una masterclass a Rione Sanità il 23 dicembre. Quest'anno, anche tra i progetti speciali del MIBACT, è stata presentata in conferenza stampa a Napoli dal direttore artistico del festival Ruggero Cappuccio. Ma da Quartieri di Vita, prime edizioni, abbiamo imparato che c'era un numero insospettabile di persone che amano il teatro. Lo amano al punto da volersi sacrificare per il teatro. Abbiamo imparato che il teatro è spesso in molti quartieri a rischio, non soltanto della città di Napoli, ma anche di altre città italiane, l'unica piattaforma che consenta alle persone di dire fino in fondo ciò che desiderano dire. Laboratori, spettacoli, incontri e mostre che proseguiranno fino a venerdì 22, coinvolgendo nelle sue molteplici attività, oltre a capoluogo, numerosi altri centri della regione, tra Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. Vivremo un'edizione straordinaria per temi e contenuti, ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Quartiere di Vita è una delle cose più belle che abbiamo messo su nell'ambito del Napoli Teatro Festival. È un insieme di iniziative culturali, teatrali soprattutto, che si svolgono nei quartieri popolari, che coinvolgono decine, centinaia di operatori culturali, di giovani impegnati in cooperative, in gruppi teatrali, musicali, e che affrontano questioni cruciali della vita contemporanea, da quella ai migranti, ai temi della violenza, a quelli del rapporto con la sofferenza psichica, a quella del rapporto con le forme nuove di alienazione. Programma molto bello, di grande qualità, messo in piedi a Ruggero Cappuccio e che dal mio punto di vista si unisce in maniera estremamente interessante con il programma Scuola Viva,